iniziato ad allontanarmi dal mondo delle gare perché mi dava un po' di noia la monotonia di affrontare sempre gli stessi circuiti. E poi perché sono dannatamente nazionalista, quindi perché tutti i record dei Guinness ancora oggi vengono fatti e registrati da stranieri, tedeschi, inglesi, australiani. Io preferisco e amo provare a mettere la bandierina italiana al posto della loro, ovviamente con sana competizione, niente di più. E finalmente ad oggi per 12 volte ci siamo riusciti, quindi al momento alla grande. Ducati è stato praticamente è DNA, sono nato così, poi c'è stato sicuramente un episodio che ha confermato questo mio DNA, perché stavo andando a scuola, che ero proprio piccolo, alle elementari, mentre attraversavo la strada per andare a prendere l'autobus, vedo un 851 parcheggiata proprio vicino alla fermata dell'autobus. Da lì è stato come ogni uomo, ogni donna ricorda sempre il primo amore, e a me proprio quello lì è stato il mio primo vero amore di tutta la mia vita. Mi sono seduto sul marciapiede e sono rimasto a guardarla per ore aspettando il proprietario che la mettesse in moto per sentire la sua melodia. Il giro del mondo in 13 giorni, 8 ore e 14 minuti, guidando circa tra i 1900 e i 2100 km al giorno. 22 ore di guida senza fermarmi mai, un'ora e mezza di riposo a terra mettendo il braccio all'interno del cerchione posteriore della mia Ducati solo per accertarmi che nessuno la muovesse o provasse a rubarla. Quello è stato sicuramente pazzesco. Poi c'è stato un altro che è stato Napoli, Capo Nord Napoli, andata e ritorno in 144 ore, quindi diciamo è stato lì proprio senza mai dormire, un anello territorio che offre dei paesaggi veramente meravigliosi. Ma Sacromonte mi ha colpito in modo veramente particolare. Uno, perché per arrivarci occorre fare delle pieghe, e per un pilota come me o come qualsiasi motociclista sulla terra, appena si vedono due curve già praticamente si apprezza immediatamente lo scenario. Un caro saluto a tutti gli amici di varesenui.it. Ci vediamo on the road presto, ciao.